Ministro, un forum a Milano sulla partecipazione, quanto è importante oggi questo anche per le scelte di un governo? Allora, intanto un incontro internazionale con tanti ministri europei su un tema come quello della partecipazione, della trasparenza, che io penso che oggi sia un tema che i governi devono affrontare come un dovere e non come, un'opzione. Abbiamo scelto questo spazio, ringrazio il sindaco Sala, questo è uno spazio aperto ai cittadini, in particolare aperto alle nuove generazioni, perché questi sono temi con i quali dobbiamo fare i conti da qui al futuro per forza, e quindi vogliamo coinvolgere le nuove generazioni e non stare chiusi in luoghi istituzionali distanti dai cittadini. Per me questa occasione è particolarmente importante, non lo nego, perché siamo in tempi di bilanci, i governi Renzi prima e Gentiloni, di cui ho avuto l'onore di far parte, hanno fatto tanto su questi temi. Abbiamo introdotto il Freedom of Information Act, il diritto per i cittadini di conoscere tutti i dati e documenti della pubblica amministrazione, abbiamo rilanciato il piano dell'Italia nel Open Government, quindi a livello internazionale, facendo partecipare davvero il forum delle associazioni che si occupano di trasparenza e partecipazione in Italia. Siamo entrati nel direttivo mondiale dell'Open Government Partnership, quindi a livello mondiale ci è stato riconosciuto che per la prima volta l'Italia ha fatto dei grandi passi avanti sui temi della trasparenza e della partecipazione. Ecco, penso che oggi sia particolarmente importante per l'Italia fare questi bilanci positivi e poi condividere con gli altri paesi che cosa si sta facendo. Tra l'altro questo evento coincide con l'inizio della settimana dell'amministrazione aperta. È il secondo anno che l'Italia organizza la settimana dell'amministrazione aperta, gli eventi quest'anno sono molti più dell'anno scorso, io credo davvero che se le riforme, come dico sempre, sono processi che hanno bisogno di un tempo per maturare, questo processo della trasparenza e della partecipazione sta dando grande prova nel nostro Paese, soprattutto grazie ai tanti cittadini che ci credono. Ecco, a livello di partecipazione questa operazione trasparenza può essere utile anche in vista delle elezioni, si parla tanto di questo pericolo che tanti giovani magari decidano di non partecipare alla votazione delle politiche, ecco, lei crede che questa operazione trasparenza possa anche giovare da questo punto di vista? Ma io questo non lo so, ma certamente lo spero. Spero che anche per esempio con un nuovo diritto come quello del FOIA, che consente al cittadino di conoscere tutti i dati e i documenti che l'istituzione ha, il cittadino possa consapevolmente informarsi e poi dare un voto consapevole. A proposito di pubblica amministrazione, lei crede che la città di Milano possa essere un esempio di efficienza o anche in una città così importante ci sono degli aspetti da migliorare? Guardi, la città di Milano ha dimostrato su tanti fronti, dallo smart working, adesso si parla tanto per esempio di come utilizzare le tecnologie nel rapporto di lavoro, penso che il lavoro agile che la città di Milano sperimenta sia un esempio di come la tecnologia può aiutare anche il lavoratore nel suo rapporto di lavoro a lavorare meglio senza che ciò crei un problema alla produttività, anzi valorizzando la produttività. La città di Milano è entrata per esempio dentro PagoPA, tutti i tributi locali a Milano possono essere pagati in chiave digitale, poi come dico sempre le riforme sono processi e noi non ci fermiamo, non si ferma la città di Milano, e questa è la grande forza della città di Milano, si va avanti e si può sempre fare meglio. Ancora una volta parliamo di partecipazione e di trasparenza, e credo che oggi sia particolarmente significativo poterlo fare con delegazioni che arrivano da tutta l'Europa, quindi un'occasione sia per fare il punto su quello che è stato il percorso di Milano fino a qui, sia per avere l'occasione di ascoltare buone pratiche che arrivano dall'estero. Milano si trasforma per un giorno in capitale europea della partecipazione, con la presenza qui a base di 14 delegazioni ministeriali e tantissime delegazioni di associazioni, ONG e persone della società civile che lavorano sui temi della trasparenza e della partecipazione. È la prima volta che un summit di questo livello si tiene a livello regionale, europeo, finora ci sono stati dei grandi summit internazionali, intergovernativi.
questa volta è molto importante perché inizieremo a ragionare sulla partecipazione a livello metropolitano, a livello cittadino, ed è molto importante perché si riuniscono insieme persone che lavorano da anni su questi temi e sarà un'occasione per scambiare migliori pratiche e presentare quello che è lo stato dell'arte in materia. Milano ha un'eccellenza per quello che riguarda il bilancio partecipativo della città, che è arrivato alla sua seconda edizione con partecipazione delle strutture e una nuova modalità sperimentale che abbiamo messo a punto e ci ha dato molte soddisfazioni in termini di persone coinvolte. Abbiamo tanti modelli, sperimenteremo nuove versioni di Débat Public a livello metropolitano, abbiamo i patti di collaborazione, ci saranno tante modalità per apprendere quello che fanno gli altri e per raccontare quello che invece stiamo facendo noi qui a Milano con l'amministrazione comunale.